1 o 2 giorni all'Università d'Annunzio con il convegno Il coraggio di pensare a voce alta, educazione linguistica, letteratura per l'infanzia, l'eredità del maestro Alberto Manzi a 100 anni dalla nascita, promosse da Dilas e Camafi in collaborazione con il Centro Alberto Manzi. Le 2 giornate intendono proporre una riflessione interdisciplinare sulla personalità eclettica e sull'impegno pedagogico del maestro, valorizzando lo spirito profondamente inclusivo e umanistico del suo lavoro di educatore e di scrittore. Non solo Manzi è passato alla storia della TV con il suo programma Non è mai troppo tardi dal 1960 al 68, consentendo a 1,5 milioni di italiani di conseguire la licenza elementare. Il rettore dell'Università d'Annunzio, Liborio Stupia, spiega il perché dell'iniziativa dedicata a questo personaggio. Perché ci sembra opportuno riandare con la memoria a una parte estremamente costruttiva della storia di questo paese, che era quella in cui le istituzioni sentivano quale loro dovere, quello di favorire una crescita culturale del paese, e anche i mass media, allora solo la televisione e la radio, lavoravano in questo senso. Purtroppo nei decenni si è persa questa funzione istituzionale, culturale, si è andati verso le televisioni commerciali e si è assistito purtroppo a un imbarbarimento generale della popolazione. Il professor Roberto Famè, docente all'Università di Bologna, fu l'ultimo a intervistare Alberto Manzi. Lui era un maestro, nel senso vero del termine, i suoi ragazzi avevano con lui un rapporto straordinario, perché lui li coinvolgeva moltissimo, lui faceva con i ragazzi esperienze, non faceva lezione. I suoi ex allievi dicono che loro non ricordano Alberto Manzi come un insegnante che faceva lezione, ma un insegnante che li portava a fare esperienze e su queste esperienze costruire le conoscenze. Tra i diversi relatori, anche il nostro direttore Carmine Perantuono, con un intervento sulla funzione educativa della TV e dell'informazione. La presentazione del convegno da parte dei docenti Francesco Berardi, Ilaria Filograsso e Pierluigi Ortolano. Alberto Manzi non è stato soltanto un divulgatore, un alfabetizzatore televisivo, ma è stato anche un maestro che nella sua pratica didattica ha cercato di mettere al centro gli studenti, la costruzione della conoscenza come avventura cognitiva e linguistica, la ricerca, l'indagine scientifica che promuove il pensiero critico e la collaborazione. Il maestro Manzi rappresenta per chi è docente un punto di riferimento importantissimo perché grazie a lui il processo di alfabetizzazione del paese, grazie alla trasmissione Non è mai troppo tardi, si è incrementato tantissimo e soprattutto l'aspetto principale è dato dal fatto che la modalità didattica di Alberto Manzi ha rappresentato un punto di riferimento anche per la didattica attuale, per cui questo convegno è utile soprattutto non solo per ricordare la figura di Alberto Manzi, ma soprattutto per capire quale debba essere il ruolo di un maestro, di un docente all'interno della scuola, all'interno dell'università, per il bene della cultura e dei nostri studenti e delle nostre studentesse.